Allora, buonasera a tutti, grazie, grazie ancora per essere qui. Dopo questi 2 o 3 minuti in più di aggiustamento, partiamo subito a parlare di Cloud Modernization con Microsoft Azure. Avevo detto App Modernization, però volevo fare una spiegazione un pochino più a tutto tondo, un'introduzione un pochino più completa. Spero di non annoiarvi, ma diciamo per me è molto interessante capire gli scenari che ci prospettano e si prospettano quando andiamo a affrontare una migrazione di un workload, di un'applicazione verso il cloud, verso Microsoft Azure. Io mi chiamo Riccardo, come ha detto prima Marco, siamo amici, colleghi, soprattutto amici di mangiate e di bevute. Lavoro con lui ormai nello stesso team da 2 anni quasi, Marco, già passato 2 anni, mannaggia. Ah, sì. E niente, ci divertiamo. Prima la facevamo on-prem queste conferenze, infatti sono diminuito 10 kg da quando non le faccio più. Vado avanti subito con la cloud modernization. Vi parlo, aspetta, eccolo qua. Vi parlerò intanto di un po' di introduzione e quali sono i challenge, quindi quali sono le sfide che andiamo a scontrare, andiamo a incontrarci con tutti i giorni. Fondamentalmente, ora le slide sono in inglese, però cerco di usare i meno inglesismi possibile. Quindi, qual è, diciamo, l'introduzione che ci prospetta questo scenario? Al giorno d'oggi, tutte le aziende hanno delle applicazioni che le supportano in tutto e per tutto. Partiamo dalle applicazioni interne, quali CRM, quali applicazioni ERP, prodotti, diciamo, che servono per la gestione interna dell'azienda, piuttosto che le applicazioni esterne, quelle che, diciamo, fanno mettere la faccia all'azienda all'esterno, che sono il sito web, oppure comunque applicazioni che vanno a pubblicizzare o a vendere prodotti delle aziende stesse, che poi magari sono anche collegate insieme alle cosiddette applicazioni legate alla linea di business principale, ovvero che sono le applicazioni che permettono di rendere di fruire i prodotti che l'azienda eroga, sia essi prodotti materiali che magari prodotti digitali o quant'altro. Ovviamente tutte le applicazioni lavorano su dati, dati che vanno a leggere e dati che vanno anche a produrre, perché ovviamente l'informazione viene mostrata all'esterno, ma viene anche recuperata e poi lavorata all'interno per produrre un qualcosa di valore per l'azienda. Quindi si dice sempre che ogni azienda è un'azienda di software, è una compagnia di software, perché comunque deve curare molto questo aspetto. Lo deve fare sia magari portandosi in casa team di sviluppo, oppure appoggiandosi a aziende esterne che lo fanno di mestiere e che le possono accompagnare nella loro vita aziendale. Vado avanti. Qual è quello che fa, cioè, la molla che scatta quando vogliamo in qualche modo modernizzare le nostre applicazioni, quindi sfruttare un'architettura o una tecnologia o comunque un ecosistema più moderno? Ci sono vari fattori, ce ne sono alcuni, c'è cioè la parte magari, che ne so, io fino azienda di tanti anni, ho speso tanti soldi per la mia infrastruttura on-prem, poi magari dall'on-prem sono andato a qualche data center in housing, il famoso housing di qualche anno fa, e i contratti magari stanno scadendo e quindi non voglio rinnovarli perché magari sono aumentati i costi, magari comunque capiamo che diciamo, il mio investimento è giunto a termine e devo fare una scelta se rimanere come sono oppure fare un passo di evoluzione verso il futuro, diciamo. Oppure magari la mia azienda vendeva un prodotto, poi il marketing ha fatto un grosso lavoro e questo prodotto sta iniziando a vendere in maniera esponenziale e devo aumentare la mia capacità di distribuzione delle applicazioni. E quindi ho bisogno di capacità, ho bisogno di deliverare, appunto, deliverare, ecco, in termini inglesi, quindi di distribuire le mie applicazioni molto molto più veloce. Oppure magari
Ho il software che sto utilizzando arriva a fine supporto, a fine vita, quindi devo aggiornarlo. Oppure, appunto, ci sono nuove opportunità di lavoro, ci sono tantissime, come vedete, motivazioni e tante altre magari ve ne verranno in mente. Quindi, diciamo, al giorno d'oggi, tutte le aziende, bene o male, hanno avuto un trigger, quindi un qualcosa che ha scatenato la voglia di modernizzare, di portare le applicazioni verso un'evoluzione più moderna. Un'applicazione, bene o male, è composta da tre layer, dal layer del codice, perché nel codice c'è compresa tutta la business logic, tutte le funzionalità e tutto il valore che l'applicazione deve erogare verso il cliente finale, verso gli utenti. In più poi dopo c'è la parte di data, legata magari all'intelligence, perché al giorno d'oggi è difficile non mettere la cosiddetta intelligenza artificiale all'interno delle nostre applicazioni, e lo vedremo poi più avanti. Però diciamo la parte data è fondamentale, c'è cioè un dato, come dicevamo prima, che deve essere letto, creato per poter arricchire le nostre applicazioni. E poi dopo c'è la parte infrastrutturale, può essere on-prem, può essere in cloud, può essere ibrida, può essere in housing, può essere in qualsiasi modo. Ovviamente c'è la parte infrastrutturale. E quando si approccia diciamo, alla cloud modernization, dobbiamo avere a che fare con tutte e tre i layer. E non è detto che magari le dobbiamo affrontare tutti insieme, però sicuramente per avere una soluzione ottimale li dobbiamo prendere in considerazione poi alla fine tutti. Se andiamo un po' più in dettaglio per diciamo, arrivare a quello che è il nostro scopo di creare un'applicazione più moderna, distribuire le nostre applicazioni in modo più moderno, diciamo, le sfide che ci vengono incontro sono quelle che, bene o male, ho elencato qui, ma che sono all'ordine del giorno, quindi voglio un codice molto più resiliente, voglio delle applicazioni che siano altamente scalabili, voglio avere la potenza quando ce n'è bisogno, voglio non avere problemi quando magari c'è un grosso picco di accesso e quant'altro, voglio aggiungere funzionalità in maniera molto più facile, voglio magari rimuovere parti applicative che non mi servono in maniera elegante, senza farsi accorgere all'utente e quant'altro. Quindi voglio avere un codice che mi possa permettere di effettuare tutte queste magie lato applicativo. Lato infrastruttura, appunto, voglio lavorare, avere magari dell'architettura ibride, delle architetture totalmente in cloud, delle architetture private e magari soltanto distribuite soltanto sugli endpoint che mi interessano. Voglio che le infrastrutture siano monitorate, che abbia sott'occhio il costo di tutti i giorni, che sia sicuro quello che c'è dietro, e quindi quello che noi esponiamo non sia, diciamo, soggetto a attacchi e quant'altro. E in più la parte data, voglio che ovviamente i dati siano strutturati in maniera migliore, che i dati vengano interrogati in maniera rapidissima, che le soluzioni siano il più snelle e riducono la complessità delle soluzioni e quant'altro. Vedete, ci sono tantissime sfide e queste sfide poi, una volta affrontate, vanno a creare la nostra application delivery, quindi la nostra release applicativa, che andranno a creare anche dei modelli più moderni, come rilascio il codice in cicli molto più ridotti. Quindi magari se prima rilasciavo il mio software una volta al mese o una volta ogni 2 mesi, ora posso rilasciarlo, non dico tutti i giorni, ma anche se potrei, ma una volta a settimana. Posso far sì che il mio software sia qualitativamente migliore perché mi appoggio a strumenti più moderni, oltre che a deployarlo su servizi moderni. Posso anche rispondere in maniera più veloce a bug, nuove richieste, oppure magari problemi che sono sorti e così via. Quindi le sfide, come capite, come già immagino sapete, sono ovunque e sono tante, sono da affrontare tutte se vogliamo arrivare a una soluzione veramente diciamo, che ci dà il massimo del valore che vogliamo dare ai nostri clienti. Quindi la sfida
Più che altro è la tua applicazione oggi è pronta per affrontare tutto questo? Cioè, oggi capita di trovare, ma diciamo non lo dico in maniera dispregiativa, perché comunque io vengo da 20 anni di sviluppo software, quindi quello che ho iniziato a sviluppare 20 anni fa, oggi non lo facciamo più. È sempre tutta un'evoluzione. Capisco tantissimo le aziende che magari 10 anni fa, può sembrare un periodo abbastanza corto di tempo, ma non informatico, facevamo delle cose che ora non sono più valide. Quindi 10 anni fa aziende hanno investito grossi soldi, grosso tempo, grosse appunto energie su dei prodotti che hanno tentato di modernizzarli in maniera, diciamo, non prioritaria, perché prima ovviamente diciamo, la priorità era il ritorno dell'investimento dell'applicazione, e ora si trovano magari con un'applicazione costruita in Silos che è tutta un misto fra layer, quindi non esiste un business layer definito, la parte dati contiene anche la parte di business layer, i dati sono ridondati, lentezze. Magari non riesco a deployare la mia applicazione se non su la struttura specifica, altrimenti non funziona e quant'altro. Ci sono delle sfide che tutt'oggi ci sono, nel senso non le incontriamo tutti i giorni ancora, e penso lo faremo ancora per tanto tempo, tra parte per fortuna, perché è il nostro lavoro, quindi dare una mano a queste aziende. E in futuro, poi, dopo tutte queste problematiche dovranno diventare con applicazioni che riescono a essere distribuite su più piattaforme, oltre a su più piattaforme, anche su più tipi di device. Magari la mia applicazione web riesco a vederla bene sia dallo smartphone sia dal PC piuttosto che da un tablet, cosa che tanti anni fa non era impensabile. Magari applicazioni che sono dettate dalla parte da driven sulla parte dei dati, oppure diciamo le applicazioni che permettono di focalizzarsi sulle funzionalità e non sull'infrastruttura, cioè io rilascio questa funzionalità e poi automaticamente si adatta sulle infrastrutture sui form factor che ho. Quindi vado ad abbracciare un po' quello che è tutto il nostro futuro, diciamo, desiderato. Come faccio per far questo? Ovviamente affrontare gli scenari di una singola applicazione è un po' più semplice, però le aziende magari un po' più strutturate, un po' più corpose come numero di persone, hanno bisogno anche di affrontare diciamo, la migrazione di più applicativi. Per questo viene fatto il cosiddetto application portfolio. Application portfolio è il processo di comprendere appunto il set corrente delle applicazioni, tutto il parco applicativo che ci sono, con la parte dati, con la parte diciamo architetturale e le relazioni che ci sono fra di loro. Perché ovviamente è un'applicazione che io vado a creare nella mia azienda, può andare a comunicare con il CRM, può andare a comunicare con un prodotto terzo, e devo capire queste relazioni cosa comportano, qualora io dovessi scrivere l'applicazione o qualora dovessi spostare l'applicazione da un ambiente on-prem verso un ambiente cloud. Quindi viene fatto questa analisi per determinare appunto come questa applicazione, cioè il grado di peso che ha questa applicazione all'interno dell'azienda e il grado di vincoli che ha. Se è legata ad altri oppure è diciamo indipendente con tutto il resto. Viene fatto una roadmap fondamentalmente, quindi la prima parte è quella di creare un assessment, ci si basa fondamentalmente sulle business function, quindi ci sono i cosiddette funzionalità business che ci dicono le applicazioni a cosa servono, cosa fanno, perché sono importanti. E magari il ritorno di investimento che devono avere, le varie dipendenze all'interno dell'azienda. Poi dopo passiamo magari anche alla parte tecnologica, capendo l'infrastruttura, le tecnologie utilizzate, i linguaggi e soprattutto anche la parte dati, come viene gestita, cosa serve e quali sono diciamo, i compiti che assolve. In più devono essere anche interrogate le persone.
le persone che magari hanno solo memoria storica dell'azienda, le skill che hanno per mantenere, per sviluppare e portare avanti l'applicazione, le loro informazioni e soprattutto anche le abilità che hanno le persone per poter abbracciare anche le nuove tecnologie, che magari un'azienda di 30 persone, tutte e 30 fanno COBOL, per assurdo, vogliono un'applicazione moderna, bisogna capire come far sì che questa applicazione venga riscritta in tecnologia più moderna. Ho detto COBOL, potevo dire qualsiasi altro linguaggio che diciamo è rimasto a 10 anni fa, oppure che diciamo è datato come tecnologia. Poi, dopo, una volta fatto questo assessment, viene creato uno schema di priorità, appunto in base al business, in base anche ai costi, perché ovviamente il fatto che le aziende nel tempo non hanno modernizzato è stato appunto, come vi ho detto prima, anche diciamo, un derivato dal costo, è fatto un investimento molto grosso e quindi voglio capire qual è l'applicazione da priorizzare in base anche al costo diciamo, di sviluppo dell'applicazione o di migrazione dell'applicazione o di rebuild dell'applicazione, piuttosto che magari anche a ritorno di investimento che avrò. Io magari mi costa tanto, ma so che lo venderò subito a tot cliente, quindi mi torneranno tanti capitali, quindi è giusto priorizzare questa applicazione. Come vedete, ancora non ho terminato, ma fondamentalmente queste sono linee guida che vengono utilizzate e non danno uno scenario standard per tutte le aziende. Ogni azienda ha la sua storia e tutte queste fasi servono per entrare nella storia, mettersi le scarpe un po' delle persone che hanno fatto parte dell'azienda e capire un po' che sarà il percorso e dove sono arrivati fino a quel momento in cui si è posto il problema di migrare il nostro workload verso il cloud. Poi ovviamente vengono fatte le cosiddette pianificazioni, vengono fatti dei diagrammi di flusso, delle applicazioni, delle architetture, i data model e tutto quello che serve per poter strutturare e pianificare il nostro lavoro. In più lato platform viene fatto appunto l'infrastruttura applicativa per capire sia i servizi che devono essere utilizzati per reggere l'applicazione, sia tutti i servizi legati alla sicurezza e al monitoring, alla gestione di backup e quant'altro che devono essere dietro. E in più, una volta fatto tutto questo, viene scelto che cosa fare fondamentalmente, perché ci sono vari tipi di esecuzione. Io posso ritirare l'applicazione, perché una cosa molto importante è che durante il cloud modernization è il momento buono per fare un po' di pulizia. Io posso anche, come si dice, spicciare casa, tolgo un po' di ruggine, levo le applicazioni, magari sono vecchie, di quell'applicazione ne uso il 40%, ok, quella parte lì la riscrivo in una nuova applicazione che magari può andare all'interno, queste funzionalità possono andare all'interno di un'altra e dismetto completamente un applicativo, lo ritiro, oppure lo rimpiazzo, che magari è un applicativo vecchio, magari fatto custom, però l'80% delle funzionalità che mi servono, c'è cioè un prodotto venduto in software as a service, quindi compro il software, lo rimpiazzo e quell'altro lo levo. La parte di migration è quello di portare verso il cloud senza, diciamo, apportare grosse modifiche e quindi di sfruttare i servizi cloud in modo molto basico, nel senso io ho la mia struttura on-prem, la migro verso il cloud, non apporto nessuna modifica, quindi ho il vantaggio di essermi tolto dai piedi di tutta la gestione della parte infrastrutturale e porto sul cloud i miei servizi, quindi non mi devo preoccupare più di corrente, gruppi di continuità, i backup, portare diciamo, i dischi per fare i backup e quant'altro, quindi vado a spostare il mio workload dall'on-prem verso il cloud. La parte di modernizzazione, la parte di build e new, appunto, serve per dire riscrivo l'applicativo piuttosto che lo ricompilo per il cloud oppure lo scrivo completamente nuovo. Quindi faccio completamente nuovo. Quindi si parla di migration e modernization perché? Perché fondamentalmente, riagganciandomi a quello che vi ho detto prima, il percorso verso il cloud passa sempre dai tre layer. Quindi il layer infrastruttura, quindi dove voglio che la mia applicazione giri, il mio layer dei dati, dove
dove, cioè, su quali dati voglio che l'applicazione lavori, e il mio codice, voglio capire che cosa la mia applicazione deve fare. Questi layer poi vengono, cioè, transitano attraverso il processo di migrazione innovativo e di innovazione. E ovviamente sotto vedete che vanno a arricchirsi anche di altri componenti che magari 10 anni fa non c'erano, oppure erano all'inizio, oppure comunque erano talmente acerbi che la gente non ha avuto il tempo di adottarli. Come DevOps, come il tool di governance, come la security e come altri strumenti che possono sicuramente darci una mano per poter creare la nostra modernizzazione. Quali sono le strategie? Un po' ve le ho introdotte prima. Le strategie sono fondamentalmente per migrare i nostri workload dall'on-prem verso il cloud, sono fondamentalmente tre. Quindi c'è la parte di migrazione, che come vi ho detto prima è: io non cambio niente, non cambio né applicazione né database, migro sul server e vado ad sfruttare il mio servizio cloud in maniera basica, comunque ho dei benefici. La parte di optimize è quella di prendere spunto da alcuni servizi Azure che mi permettono di containerizzare le mie applicazioni, quindi io devo soltanto apportare piccole modifiche, magari su stringa di connessione, sulla parte di configurazione e quant'altro, e lo vado a portare sul cloud, ottimizzando quello che è il lavoro dall'on-prem verso il cloud. E la parte di modernizzazione, che è la parte di architetturare per il cloud l'applicazione vera e propria. E lo posso fare riscrivendo, rifattorizzandola, oppure proprio partendo da zero su una nuova applicazione. Ok? Ovviamente ogni strategia si differenzia in costi e tempi. Ovviamente migrare avrà costi minori rispetto a modernizzare, perché migrare io non devo toccare niente se non chiedere del tempo alle persone addette a tale migrazione, ma è facilmente richiudibile in un arco temporale. La parte di modernizzazione è l'estremo opposto, perché io avrò bisogno di interrogare molte più persone, avrò dei tempi che possono dilatarsi facilmente, perché poter riscrivere un'applicazione da zero, se siete del mondo dello sviluppo software o comunque dell'intorno, sapete benissimo che i tempi dati non sono mai esatti e soprattutto sono sempre per difetto, quindi si tende sempre a sforare questi dati, questi tempi, e quindi i costi e le durate possono lievitare. Poi ovviamente ci sono tutte le varie metodologie agili o quant'altro per poterle tenere sotto controllo, ma la strategia è quella che è più dispendiosa e che dura di più. Ovviamente però manca questa slide. Mi sono dimenticato di metterla, una linea che va dall'angolo del migrate verso modernize, che è il valore che gli posso dare, perché se io migro, il valore che ho di quell'applicazione rimane immutato fondamentalmente. Magari vado a risparmiare qualcosa sul cloud, ma non ho grossi altri benefici in più. Se io vado a modernizzare, magari il mio valore aumenta in maniera esponenziale, oppure in maniera che va a tendere in base a tutto quello che ci metto all'interno dell'applicativo. Ok? Quindi c'è da capirlo, sotto questo punto di vista. Se vado a dettagliare appunto la parte di migrazione, come vi ho detto, ci sono alcuni benefici, anche se sono minimi, comunque ci sono. Quindi io dalla mia parte on-prem vado a migrare verso il cloud di Azure, verso delle piattaforme di Infrastructure as a Service, quindi virtual machine volgarmente dette. Non vado a riarchitetturare, non scrivo nessun codice, magari appunto posso lavorare su una stringa di connessione, perché ovviamente cambiano alcuni appuntamenti. Quindi come dicono, effort minimo, quindi minimo impegno, minimo tempo da metterci sopra. Migrazione quick magari, però spesso è così, anche se ovviamente ci possono capitare i casi un po' più particolari, e supportata almeno al minimo comune denominatore. Quindi posso lavorare in maniera ottimale. Poi ovviamente abbracciando il cloud,
cosa ho appunto di altri benefit. Non ho più, come si è detto, non ho più costi di gestione, non ho più le problematiche legate a gestire un'infrastruttura on-prem. Ovviamente, come considerazioni, ci sono che le applicazioni sono sempre quelle. Quindi, se c'è una persona che deve gestire il data center on-prem, ci deve essere una persona che gestisce anche il data center sul cloud. Detto questo, quindi le migrazioni rapide comunque richiedono anche connessioni molto veloci. Ovviamente lo diamo quasi per scontato, però la fibra nelle nostre case non è che è arrivata tanto, tanto di recente, e in alcune case nel mondo, in alcune aziende ancora non c'è. Quindi dover migrare verso il cloud richiede molto tempo, quindi c'è da pianificare l'attività, soprattutto se dobbiamo spostare applicazioni che devono essere fruite H24 dai clienti. Ci sono alcuni strumenti già presenti, ovviamente, per le migrazioni, quindi posso fare la Windows Server Migration, la Linux Server Migration. Lo strumento indicato da Azure è Azure Site Recovery. Questo è utilizzato anche per migrare i workload. Lo strumento è molto potente, mi permette di avere un assessment delle macchine che ho on-prem, o le virtual machine che ho comunque on-prem, e già avere un sizing di destinazione verso Azure in base a CPU, RAM e l'analisi che viene fatta poi sulle singole macchine. Quindi gli strumenti ci sono e vengono utilizzati molto spesso per praticare la migrazione verso il cloud, che poi magari appunto potrebbe essere anche un passaggio intermedio, perché io posso decidere di migrare subito verso il cloud perché appunto mi scade il mio accordo col data center, devo modernizzare, ma non ho tempo per poter riscrivere la mia applicazione perché mi scade il contratto. Quindi intanto migro sul cloud e poi dopo vado a modernizzare la mia applicazione. Sono pratiche fattibilissime, ovviamente. Se vado avanti, andiamo a analizzare la parte di Optimize. La parte di Optimize è quella appunto di portare la nostra applicazione monolitica verso i servizi Azure, riducendo comunque i tempi di intervento al minimo, anche qui non riarchitetturando, ma sfruttando la parte di containerizzazione per andare a portare i nostri workload sul cloud. Anche qui il vantaggio magari è minimo, però comunque riesco a portare magari anche applicativi difficilmente trasportabili sulla parte IaaS, perché comunque la parte di containerizzazione mi permette di essere molto, molto elastica. Se io vado a vedere alcuni esempi dei servizi che ci sono sul cloud di Azure, comunque Microsoft in generale, i servizi ci sono di più disperati, di tutte le tipologie. C'è la parte che mi permette di migrare il workload verso container, piuttosto c'è la parte di database migration, perché ricordate che migrare un database as is, cioè nel senso senza toccare tabelle, senza toccare le informazioni che ci sono dentro, magari lasciando store procedure che secondo il mio parere, obsolete, non è una modernizzazione, ma un'ottimizzazione. Vado a portare su una struttura che regge il mio database in cloud, che è magari più performante, più sicura, ridondata, backuppata continuamente, ma non vado appunto a modernizzare, vado a ottimizzare quello che c'è. Anche la parte di Active Directory Migration, quindi tutta la parte legata all'Active Directory, la posso portare sul cloud, e le posso ottimizzare le applicazioni sfruttando magari i servizi Platform as a Service Oriented. Quindi magari posso utilizzare una Redis Cache in Platform as a Service e non utilizzare quindi una virtual machine che ha installato una Redis Cache. Quindi utilizzo un servizio gestito in senso che io non mi devo preoccupare di dover gestire il sistema operativo e tutto quello che lo fa girare, ma mi preoccupo soltanto di fare il tuning a livello di potenza che do al servizio per la singola attività. E poi ci sono altri servizi, comunque tutti nel mondo cloud, che non vi sto a elencare, altrimenti già vi sto tediando e vi perderò.
Passiamo quindi alla parte di modernizzazione vera e propria, ok? Scusate. La parte di modernizzazione è quella che ha i maggiori benefici. Quindi posso scrivere l'applicazione completamente ritagliata per i servizi Azure, i servizi cloud in generale, soprattutto i servizi Azure. Quindi il codice è modificato per utilizzare i servizi PaaS, perché io potrei avere un'applicazione web e l'amico sul PaaS, però se riesco a utilizzare all'interno dell'applicazione dei paradigmi tali che vanno a sfruttare completamente le potenzialità della mia piattaforma, ho dei benefici veramente, veramente importanti. Scusate un secondo. Ho avuto un goccio e mi stava seccando la gola. Quindi non ho gestione del sistema operativo, non ho gestione del database platform che c'è sotto, la gestione del patching è gestita, diciamo, in maniera automatica dalla piattaforma, e diciamo, posso avere un'agilità a lungo termine, posso scalare nella maniera ottimale, posso scalare in base a dei parametri legati a RAM e CPU occupata dai singoli servizi piuttosto che degli indicatori che io vedo il mio server a 10 utenti, scalo automaticamente un'istanza, quando arrivo a 20 scalo un'altra, quando scendo poi riscalo indietro, quindi posso dare anche dei miei parametri per poter scalare in up and down sui vari servizi. Ovviamente la considerazione è che questo richiede competenze specifiche. Soprattutto richiede molta praticità sulla parte codice, quindi persone che sono avvezze a mantenere grosse infrastrutture, modificarle o riscrivere da zero, e comunque c'è bisogno anche di portare diciamo, delle competenze in più. Quindi io devo magari anche poter testare anche i servizi. Per poter capire che magari la provo on-prem, poi vado sul cloud e la cosa non mi funziona. Io ricordo esperienza personale tempo fa quando approcciammo al cloud che provavamo la nostra applicazione in locale, funzionava tutto, la portavamo in cloud e avevamo errori di continuo. E poi ci siamo accorti che i servizi in cloud ovviamente partivano con immagini in inglese. E la nostra applicazione era fatta ritagliata e lanciata su un client in italiano e quindi dava errore sulle conversioni dei numeri da intero a decimale e quant'altro. Quindi magari c'è bisogno anche di fare un po' di test in più perché comunque andiamo a approcciare su una piattaforma che è nascosta per molti versi, non abbiamo più l'accesso al desktop del server per poter fare tutti i test nel caso, quindi dobbiamo testare in maniera diversa le nostre applicazioni. Per poter modernizzare i servizi sono anche qui tantissimi, quindi la parte di data modernization è quella che dicevo prima, dobbiamo la data modernization è quella diciamo, la pratica di dover ripensare il nostro data layer in maniera più snella possibile, non creare relazioni, sovrarrelazioni, ridondanza dei dati, il tenere il più snello possibile. Da parte dell'applicazione, alla stessa maniera, deve essere utilizzabile, deve essere scalabile al massimo. Si sente molto parlare di microservizi, quindi diciamo, ridurre. Diciamo spezzettare l'applicazione in microservizi in modo da poterli tenere separati dagli altri, in modo che se posso intervenire, intervengo sul singolo microservizio senza andare a inficiare l'esecuzione e l'utilizzo degli altri. In più c'è il DevOps, perché DevOps deve entrare a far parte della vita di un'applicazione moderna. Non è più pensabile al giorno d'oggi, con gli strumenti che abbiamo, dover fare dei deploy manuali delle nostre applicazioni. Perché? Perché riduciamo drasticamente l'errore umano. Io ricordo tanti anni fa, sempre per la mia esperienza nello sviluppo software, che la release in produzione del software che facevamo dovevo farla io perché nessun altro lo sapeva fare. È sbagliato, uno perché mi vincolavo io, fondamentalmente, non potevo andare in ferie, non potevo ammalarmi, non potevo fare niente, altrimenti non veniva rilasciato il software. Secondo perché io potevo dimenticare un passaggio e comunque mi prendevo carico di
responsabilità che potevo benissimo evitare. Quindi la parte di VOS ci serve tantissimo al giorno d'oggi per poter fare, per poter snellire i processi, per poter snellire anche diciamo, tutti diciamo, i rischi che sono legati a un deploy applicativo. E in più ci permette anche di creare automatismi molto carini, tipo posso fare il rollout update dei miei servizi in cloud, quindi aggiorno un servizio, cioè lo butto giù, aggiorno un servizio, ovviamente gli utenti stanno andando sulle altre stanze, perché essendo un'applicazione in cloud è ridondata, quindi io avrò più istanze della mia applicazione. Quindi stoppo un'istanza, gli utenti vanno sulla nuova istanza, sulle altre istanze presenti, l'aggiorno, tiri giù l'altra istanza, gli utenti automaticamente vanno a fruire la nuova applicazione. Quindi ci sono dei sistemi importantissimi. Poi ovviamente c'è tutta la parte di sicurezza legata all'applicazione, che non è veramente da escludere, va affrontata forse come primo passaggio, perché comunque un'architettura esposta verso il cloud deve avere dei accorgimenti particolari. Magari pensare a un hybrid cloud, magari pensare a un sistema hub and spoke per dividere diciamo, le reti e poter separare diciamo, le informazioni sensibili, la parte di dati che ci serve rispetto al front-end che poi va a pubblicare il dato. E così via, la parte di modern identity, appunto, i meccanismi di autenticazione e di permessi, la parte di networking, la parte di telemetria, perché è molto importante anche utilizzare strumenti di monitoraggio e logging applicativo. Quello che ci interessa è quello di sapere se la mia applicazione è su, e quello dice: ah beh, il servizio è su, la mia applicazione sta andando. Ma non è detto che l'applicazione stia funzionando correttamente. Magari le chiamate ad alcuni API danno dei 500 o danno dei 403 perché magari sono saltati dei permessi. Quindi la parte di telemetria è molto importante per capire la bontà della nostra applicazione. In più c'è la cosiddetta data modernize, che è la stessa parte, invece vista a livello codice e vista a livello dati. La salto, che ovviamente vi tedio tantissimo, però fondamentalmente anche qui gli strumenti sono molto importanti. Ci sono i data insight, ci sono degli strumenti che ci possono permettere di agganciare i dati alla nostra intelligenza artificiale, e poi più tardi vi faccio vedere un esempio. E quindi diciamo la modernization è proprio la pratica che ci permette di creare un'applicazione veramente, veramente moderna. Con questo bellissimo screenshot vi parlo dello scenario che vi voglio far vedere. Voglio darvi uno scenario in cui ho un'applicazione monolitica. Magari questo è Windows Server 2008, quindi siamo circa 13 anni fa ormai, sembra passato poco, ma è passata già una vita. In questa applicazione chiamata Contoso Instance, della famosissima Contoso, chiamata appunto Policy Connect, è un'applicazione che permette di gestire delle policy, e quindi i nostri, diciamo, diciamo, le persone vanno a vendere le polizze, ora mi viene il nome, vanno a vendere le polizze, si connettono al nostro applicativo tramite un VPN server, hanno un'applicazione Windows Client, Windows Form, che si connette tramite VPN al server, oppure gli utenti in ufficio ovviamente hanno l'applicazione alla loro rete, si connettono alla parte di application server, dove c'è magari un servizio vetusto Windows Collaboration Foundation, quindi un WCF di Microsoft. La parte di autenticazione e autorizzazione risiede qua dentro. Una volta fatto accesso, viene fatto diciamo, un'interrogazione all'application server, che contiene la parte di Data Access Server, che poi comunicherà con il nostro database SQL Server 2008, dove sono memorizzate le varie polizze, i vari dati delle polizze e di chi ha stipulato la polizza. In più, su un file server, perché ovviamente anni fa i file server ne facevano da padrone, tramite Samba io vado a recuperare i miei PDF con le polizze scannerizzate e depositate là dentro. Magari pare una realtà molto vecchia, ma vi posso assicurare che comunque ce ne sono tante, tante ancora che continuano a farlo. Uno scenario to be che andremo a vedere, ora non andremo ad analizzare tutti i dettagli, è: io questa applicazione la voglio modernizzare, non posso migrarla,
verso il cloud. Perché? Perché è un'applicazione Windows Form, quindi cioè sì, la posso migrare, posso magari utilizzare l'VDI, che è un servizio di Microsoft che va tantissimo, quindi Windows Virtual Desktop, posso installarlo lì sopra, va benissimo, però lo voglio modernizzare in questo caso, ok? Quindi lo vado a riscrivere, l'applicazione, diciamo quasi completamente, vado a migrare soltanto la parte dati, quindi quello che c'è nel database lo vado a migrare. Quello invece che c'è nel resto lo vado completamente a modernizzare. La nuova infrastruttura che andremo a creare e che proporremo magari al cliente potrebbe essere questa. E da qui vediamo che fondamentalmente diciamo, i client possono diventare sempre desktop app, perché comunque possono rimanere anche desktop app se il cliente lo vuole, ma posso avere applicazioni mobile e posso avere applicazioni web. Perché comunque, diciamo, vado soltanto a riscrivere la parte di, passatemi il termine stupida, che va a, diciamo, fare l'output dell'informazione che vado poi a gestire tutto tramite un backend applicativo moderno. Ovviamente la sua integrazione passerà da Azure Active Directory, quindi tutti gli utenti saranno loggati con l'account di dominio, che sarà sincronizzato con il cloud. Tutte le chiamate applicative passeranno da un API Management. L'API Management è uno strumento di Azure che mi permette di avere un unico entry point fra più sorgenti di API, e posso magari collegarci un'applicazione API, posso collegarci un Azure Function, che è un'applicazione serverless, quindi diciamo altamente scalabile. Di Azure, e posso collegarci altre fonti, altre informazioni. Addirittura posso collegarci anche delle API mock, nel senso finte, che le posso interrogare e mi danno un output per poter poi testare le altre nuove funzionalità, oppure versionare le API. Insomma, è uno strumento veramente completo. Passando alla mia API App, che è un'applicazione un .NET Code, in questo caso della nostra demo, andremo a vedere più avanti. Quindi una REST API che espone tutti i metodi che mi servono per poter interrogare le polizze, fondamentalmente. La mia API si appoggia alla Redis Cache per poter cacheare le informazioni, questo per poter rendere più veloce diciamo, la risposta verso l'utente finale. Andrà ad interrogare il database. Volendo, potrei anche creare delle power app interne aziendali per poter andare direttamente a interrogare le informazioni sul database, ma questo potrebbe essere la ciliegina sulla torta, diciamo. In più potrei andare a aggiungere la parte di Azure Search, che è diciamo, il sistema di ricerca, il servizio di ricerca di Azure, che è possibile integrarlo anche alla parte di intelligenza artificiale. Cioè, vedete dell'esempio prima. Che vi ho fatto vedere, anzi, ritorno qua, nei file server io ho tutti i miei PDF, ok? Sui PDF però sono inserite un sacco di informazioni che se io non ho dentro il database SQL, le devo in qualche modo estrarre. Quindi i servizi di intelligenza artificiale di Azure mi permettono di andare a prendere questi PDF, andare a identificare all'interno di questi PDF che avranno magari anche un form standard le informazioni che sono all'interno e poterle prelevare e andarsele a salvare all'interno di una struttura sua interna, e le posso interrogare, magari posso ricercare tutti i documenti che contengono quel nome, cosa che se non l'avessi censiti a livello database non avrei potuto fare. Quindi i servizi cognitivi mi permettono di diciamo, arricchire la parte di ricerca andando a elaborare i documenti PDF che sono poi gestiti dalle nostre function. I PDF sono salvati su uno storage a basso costo, e poi dopo ci sta tutta la parte DevOps e Application Insight che dovrà andare a gestire sia la parte diciamo di sviluppo che la parte di pubblicazione e di monitoraggio e modernizzazione. Ho fatto anche troppo spiegone, andiamo a vedere la demo. Quindi se io vado a prendo la mia macchina SQL Server 2008 con non ci ritrovo, è tanto e non ci lavoro. Con il mio database SQL Server 2008, quindi se io faccio una connect, vedo che qui ho il mio SQL Server 2008 e all'interno il mio database conto to insurance. Ok? Quindi il mio database conto to insurance all'interno ha
poche tabelle per la demo, quindi ho la tabella delle persone, ho la tabella delle policy, quindi delle polizze, delle tipologie di polizze, ho la tabella delle policy holder, quindi chi detiene le polizze e quant'altro, ho tutte le mie informazioni, vedete, tutte in chiaro, tutte belline, un po' come erano tempo fa. Io le voglio migrare verso il cloud, ok? Quali sono gli strumenti che mi permettono di migrare verso il cloud in questo caso? Nel nostro caso posso utilizzare il Data Migration Assistant, che è un tool completamente gratuito di Microsoft, che mi permette di analizzare dei workload di dati dall'on-prem verso il cloud, quindi crearmi un assessment per capire se quello che vado a migrare lo posso migrare oppure devo avere degli accorgimenti particolari. Quindi andiamo a fare un nuovo new, che lo chiamo Assessment, con molta fantasia. Come Type è un database engine, posso migrare anche da parte Integration Service volendo. È un SQL Server e lo voglio migrare sul mio SQL Database. Ovviamente io nel frattempo ho creato sul cloud tutta la mia architettura, nel senso tutti i servizi che avete visto in quella mega slide di To Be, di desiderato, li ho creati qua sopra. Quindi qua vedete che c'è per esempio l'API. C'è la function, c'è il Key Vault. Key Vault non ho parlato, l'ho saltato prima la slide, ma è lo strumento per memorizzare le chiavi. Quindi, diciamo, i secret, le connection string, i certificati, le password, tutto quello che è segreto. Perché? Perché in un'applicazione moderna chi sviluppa deve conoscere soltanto le informazioni che servono per sviluppare, non deve conoscere le credenziali di certificazione e produzione. Perché? Che è un rischio. Un rischio, è un rischio, una sicurezza per l'azienda e tutto quello che ne consegue. Questi secret devono essere salvati in posti sicuri, tipo Key Vault in questo caso, piuttosto che su DevOps in altri casi, però devono essere completamente estranei a chi va a sviluppare. Ne va, diciamo, per la salute di tutti, fondamentalmente. Quindi ho creato tutto, ho creato anche un SQL Database, qui vediamo che ho il mio SQL Database, che è il servizio PaaS di Azure, per, diciamo, avere il mio SQL Database in cloud, in modello PaaS. È vuoto, quindi se io vado a vedere con quali editor è completamente vuoto. Vediamo se mi ricordo la password. Ok, ah sì, giusto. Facciamo così. Non c'è il firewall, perché ovviamente allora. Vabbè, set il firewall. Vabbè, comunque lo posso far vedere in altro modo. Client IP address, intanto facciamo così, questo mi servirà. Ok. SQL 2008. Devo fare add client IP, ma comunque ho aggiunto Ok, cliccando qui sopra vedo che è vuoto, completamente vuoto, un database completamente vuoto. L'ho creato appunto per poter migrare il mio database verso il cloud. Torno qua sopra, quindi dico SQL Database, gli do Create. Qui posso fare il check delle compatibilità, quindi voglio verificare che tutte le potenzialità che sono sull'on-prem le posso migrare verso il cloud. Perché? Perché SQL Database non è un porting 100% del mio SQL Server on-prem, alcune cose non le posso migrare, alcune cose devo verificare che non esistano, tipo non è permesso fare cross join fra database. Io posso avere un SQL Server database e dei SQL database veri e propri, quindi la parte server e più database all'interno del solito database, ma non posso interrogarli fra di loro, perché è gestito, diciamo, in questo modo il servizio. Quindi questo tool mi permette di cercare all'interno del mio SQL se ci sono, che ne so, viste, start procedure che vanno a chiamare tabelle collegate in altri database. Poi DB link non le posso utilizzare in questo caso e quant'altro. Ci sono altri servizi ovviamente per poterlo fare, ma in questo caso il nostro SQL database non lo fa. E posso appunto fare check feature parity per capire se tutte le feature che sono sulla versione on-prem sono rispettate in quell'altra, in quella in cloud. Tipo, non io mi ricordo ora, ci sono
tutte non me le ricordo, ad esempio la parte dei metodi di criptazione, delle chiamate, alcune sorprese del SIS non si possono fare, quindi vengono controllate. Vado avanti, ovviamente qui mi chiede il server name, quindi in questo caso è localhost, Windows Authentication, quindi prendo il mio utente e vado a connettermi. Vediamo, ok, vede conto Zoho Insurance, faccio add e faccio uno start assessment. Lo start assessment durerà qualche secondo perché le mole di informazioni non sono tante. Mi dice, guarda, feature parity non supporta analisi services, quindi qui c'è configurato analisi services, sul SQL Azure Database non c'è, mi dice, guarda, stai attento perché se devi portare quella non c'è. Stessa cosa per reporting services. Invece se guardo sulle altre informazioni, comunque è tutto a posto, quindi la parte di compatibility issue è rispettata anche questa e quindi sono sicuro di poter fare la migrazione. Ok? Quindi questo è un tool già che ci dà un bel colpo d'occhio sull'attività. Se io voglio fare la migrazione vera e propria, molto semplice, torno indietro, faccio new, faccio migration, con molta fantasia anche questa la chiamo migration, stessa cosa, e posso portare schema in data, schema only, data only. Ok? Io per ora porto soltanto lo schema, poi vi scriverò perché. Mi connetto all'localhost, vedo il conto Zoho Insurance di prima, faccio next, ok, mi chiede dove connettermi, vediamo se mi ricordo qual è il server, se non lo vado a prendere. Allora, il mio SQL Server è questo, annullo, eccolo qua. Ora ovviamente SQL Server, torno qui, questo. Ma qui non devo usare la Windows Server Authentication, ovviamente devo usare una SQL Authentication che ho già configurata prima di questa sessione. Andiamo user e vado avanti, connect. Qui vede c'è il database conto su Insurance e faccio next. Ovviamente lui dice ok, sono connesso, cosa vuoi migrare? Io voglio migrare questo, ok? Quindi migro tutto, posso migrare anche gli utenti se voglio, ma in questo caso vado soltanto a migrare la parte di. Le informazioni mi servono, le tabelle, quant'altro. Qui cosa fa? Non va altro che a generarmi il mio script, quindi fa un reverse engineering di quello che c'è sull'on-prem e poi va verso il cloud. Crea le mie informazioni, tutto il mio script, posso salvarmelo e farmelo in autonomia, oppure posso fare direttamente un deploy schema. Qui in alto già appare che comunque non ci sono blocking issue, oppure non ci sono problemi che mi bloccano appunto dal dover fare l'attività. Se io faccio un deploy schema, applicherà tutte le informazioni, vedo che tutti e 23 i comandi sono stati eseguiti correttamente. Quindi se io vado su questo Management Studio, ci rimetto il mio server, la mia password. Ok, ho scritto bene. Sul mio database andrò a vedere le stesse tabelle che c'erano di là. Ok? Quindi ho fatto un'ottimization perché comunque ho preso soltanto le informazioni, cioè, ho migliorato la mia infrastruttura. Se io vado a vedere anche sul portale, se io ritorno sul Query Editor, se mi rifà connettere. Qui vedo la stessa cosa, quindi vedo le mie tabelle migrate. Ok? Molto molto banale, molto semplice come, diciamo, per la demo va più che bene. Okay, una volta fatto questo, però ovviamente le informazioni sono importanti, no? Sono quelle che mi servono. Allora, per far questo, allora io devo fare
devo fare anche la migrazione del dato, ok? Ho importato soltanto lo schema. Per migrare il dato io posso sfruttare un servizio in cloud che è, lo posso fare anche per lo schema, ma ovviamente volevo farla per ambedue le parti. E posso utilizzare anche qui un Database Migration Service, ok? Fatto questo, ovviamente io ho bisogno di arrivare diciamo, al mio SQL Server, SQL Azure, scusate, quindi devo creare un nuovo Migration Project intanto, che chiamerò Migration con molta fantasia. Ok, offline data migration. Nel frattempo apro un nuovo tab, scusate, perché voglio andare a recuperare il mio IP del server. Mi sono dimenticato di fare prima della demo, lo faccio ora, nessun problema. Allora prendo se la velocità mi assiste. Tanto comunque se avete domande mettetele pure in chat, scrivete, interrompetemi, fate quello che volete, insomma. Dammi un feedback se tutto è chiaro fino adesso. Vi ho ammazzato tutti? Tutti morti? No. Si è addormentato anche Marco, bene, piacere. No, ci sono, ci sono. Chiaro, Rick. Ma così ho rovinato la registrazione, cavolo. Ma va bene, deve essere un po' interattiva, altrimenti a questo della notte, che per me è notte avendo due bambine piccole. Perciò, allora, torniamo qua. Ok, vado a prendere il mio IP. Ci sono alcuni comandi da lanciare via PowerShell. Ovviamente io me li sto leggendo da un documento, non voglio fare il grandino di ricordarmi la memoria, però comunque sono abbastanza banali. AZ, VM, list. A parte qui, questo mi serve l'IP del SQL Server, quindi io se lo posso vedere anche da qua, senza stare a, diciamo, a troppo per. Allora, comunque, lo ricopio qua, dicevo prima. Vediamo se. Ok, il mio source group è cloud migration. E poi ci metto il nome della virtual machine. Ok, vado a prendermi poi la lista degli IP address legati a questa virtual machine. Ok, questo è il public IP. Lo vado a salvare su un bel notepad più più. Ok, fatto questo, voglio anche la lista dei miei sì, va bene, posso fare qui, ma meno G cloud modernization. Ok, mi prendo il nome esteso del mio server, che comunque avevo anche di là, quindi ok. Fatto questo, torniamo sul mio progetto. Qui mi chiede ovviamente la parte di configurazione che mi serve, quindi il source. Quindi qui gli do l'IP che mi sono salvato qua a essere, in questo caso, accesso pubblico, ma è proprio per la demo, non si può fare una cosa così. Si chiama authentication, demo, user. È la stessa cosa che c'è di là. Target server, vediamo se si connette intanto. È questo. Non si riesce ad andare. Connection fail, login failed, ho scritto male la password. Vediamo se l'ho scritta bene, altrimenti me la copio e me la incollo. Allora, facciamo così, altrimenti
Login infinito. Beh, fa piacere. Sigma Authentication, demo user. Vediamo se era quello. Il utente è quello lì. Torno un attimo qua sopra, altrimenti faccio la demo migrando i dati direttamente da qua, nessun problema. Allora, connect database engine. Allora, SQL server, authentication, demo user. Ok, infine, ma chissà che password ho messo. Bene, ok. Sì, io posso anche resettare almeno a posto. No, lo demo user, forse per quello, security è quello qua. Login, demo user, eccolo qua. Properties. Ok, map to credential. Quindi lo vado a cambiare. Vabbè, lasciamo fare. Non migro automaticamente da qua. Allora, forse vuole questo qui. Allora, utilizziamo quest'altro utente, workshop user. Tanto uguale. Allora, workshop user, workshop. Vediamo se gli piace di più. Forse è quello di dominio, quindi sicura authentication non la becca. Avrei dovuto mettere quell'altro, giustamente. Ok, vado avanti. Prendo il mio database name, sicura authentication, demo user. Password e vado map to target ovviamente questa era qualche giorno non la facevo e ho cambiato interfaccia quindi vado a migrare appunto il database verso Contoso Insurance gli dico appunto di andare a migrare le mie quattro tabelle. E poi vado a fare Start Migration. Activity Name, la chiamo Contoso Data Migration. Faccio Start. Ok? Qui è la stessa identica cosa, però avete capito, volevo farvi vedere sia lo posso utilizzare on-prem, sia lo posso utilizzare in cloud. Questo perché? Perché magari ho dei workload su già un cloud esistente, lo voglio spostare in Azure, sfrutto la connettività. Direttamente la piattaforma del cloud e utilizzo il servizio gestito senza stare a scaricarmi le applicative e quant'altro. Posso fare direttamente da qua. Quindi fatto questo, io ho migrato il mio dato. Ok? Ovviamente non volevo farvi vedere questo soltanto per farvi vedere come si fa la migrazione. Volevo farvi capire che la parte di migration può darci comunque dei vantaggi anche inaspettati perché io magari ho lavorato sul SQL, lo conosco benissimo e ho delle funzionalità che mi piacerebbe avere, ma non le posso ottenere. Invece, il cloud ti dà delle funzionalità aggiuntive chiave in mano che sono molto, molto importanti e che vi farò vedere appena ce l'ha fatta migrare questo mega E8 verso il cloud. Ok, allora, ovviamente. È sempre infra cloud, ma comunque sono su un network diverso, quindi magari un po' di latenza c'è, ci metterà qualche minuto. Sì, intanto che sta finendo di esportare le informazioni, intanto guardo su qua sopra se i dati iniziano ad arrivare, infatti stanno iniziando ad arrivare, dico magari l'interfaccia non arrivando, quindi l'interfaccia è magari un po' più indietro rispetto alla migrazione vera e propria. I dati li sta portando tutti, perfetto. Ovviamente qui ho la barra della sharing precisa. Allora, se vado qui sopra dopo aver finito, vabbè, qui dice sempre 3 di 4, comunque i dati ci sono. Vado, magari sta facendo dei check di verifica. Mi sposto sulla parte di database, quindi vado a vedere sul mio SQL database
ho le mie informazioni, ma posso andare a vedere anche qualcosa in più. Quindi posso andare anche sulla parte di, se la trovo, di allora vediamo perché dobbiamo andare sul server, scusa, database, server. Ecco quant'altro. Ah, qui vedo il database. L'unico database appunto è quello lì online. Posso andare sulla parte di auditing, eccolo qua, la parte di dove è andato? Eccola qua, ha cambiato voce. La parte di dynamic data masking. Questa è una feature che avevo in mano, molto molto carina. Perché? Perché come abbiamo visto prima e come magari usava tanto tempo fa, ora spero non più, alcune informazioni erano in chiaro. Ovviamente dati sensibili, intesi come dati legati agli utenti, come DOB e date of birth, quindi data di nascita, informazioni appunto estremamente sensibili devono essere in qualche modo mascherate alle persone che non hanno accesso a queste informazioni. Quindi se io, come ho fatto prima, andavo a fare la mia bellissima select la parte delle persone, qui la data di nascita è in chiaro per tutti, ok? Però si può ovviare questa parte. Come faccio? Ovviamente se io vado sul mio portale Azure, vado a dirgli che sulla mia data di nascita devo andare a mascherare la mia informazione, gli dico di fare add mask. Gli dico di prendere la mia tabella people, la mia tabella data di nascita e gli do una maschera. La maschera è come voglio che l'informazione appaia alle persone che non hanno accesso, quindi apparirà la data fissa in 0101900. Ok? Quindi faccio add e faccio save. Ok? Fatto questo, cosa devo fare? Simulo. Qui è salvato, simulo l'accesso di un utente non, diciamo, senza permessi. Quindi l'utente demo user, come abbiamo visto, accede e vede tutto. Se io faccio una nuova query, uso direttamente questo, mi copio il mio bellissimo script. Quindi con Control Insurance, se io creo un utente chiamato DDM user. L'ho creato. Se io come utente a cui ho dato soltanto la grant di select alla tabella people, quindi faccio un execute as user di questa select della tabella, vediamo che la data di nascita è mascherata. I tempi sono identici, sono gli stessi, è tutto che avevo in mano. Ok? Quindi è un'utilità che la modernizzazione mi ha portato a casa che posso sfruttare. Quindi posso magari portare l'applicazione sopra, posso iniziare a pensare e dire ok, magari l'applicazione ancora non la sto modernizzando completamente, però la migrazione mi ha dato questa capacità, la posso magari implementare in qualche modo. Questa funzionalità è bella, bella potente. Un'altra funzionalità che se riesco a vedere dov'è, che è la parte di data security, ma probabilmente l'avranno cambiata in qualche altro nome. È possibile in qualche modo andare a indicare, ve la racconto appena la trovo, comunque magari la spiego. È possibile indicare per ciascun campo qual è il livello di sicurezza, oppure lui addirittura ti dà indicazione di. Se ci sono delle vulnerabilità, magari se ci sono delle appunto che la data di nascita deve essere trattata in modo confidenziale, se c'è a livello database delle possibilità di vulnerabilità a livello di utente, di password e di quant'altro. Quindi sono strumenti che abbiamo in mano che abbiamo gratis e che possiamo sfruttare. Ora sta caricando, quindi andrei comunque avanti, visto che ho già abbondantemente superato l'ora. L'altra parte è quella di applicazione, quindi sull'Alt Lab io ho la mia solution, è una solution nuova,
diciamo, di un'applicazione nuova, come abbiamo visto nell'architettura, c'è la parte front-end, che è un'applicazione web, quindi il mio front-end sarà web, non sarà più Windows Form. Ho la mia API principale, ho la mia function che andrà a prendere le informazioni dai PDF. I miei PDF, se vado a vedere sulla parte di cloud, li ho spostati, cioè li ho portati, no, spostati su uno storage, quindi vado sul mio storage account. All'interno del mio storage ho un container chiamato policy che contiene tutti i PDF con le mie policy. Però ovviamente non vado a interrogarle direttamente linkando l'URL dello storage, vado a chiamare una function che andrà a fare il lavoro di privare le informazioni in base ovviamente anche ai permessi. Quindi lato applicativo, la mia applicazione andrà a sfruttare, come abbiamo detto, Azure Key Vault, perché che non voglio che si sappia qual è la stringa di connessione al database. Ok? Quindi ora su dev ovviamente lo devo in qualche modo sapere, ma su gli altri ambienti voglio che i dev siano completamente all'oscuro. Quindi vado creo un servizio tipo Key Vault, vado a creare un secret che chiamerò SQL Connection String, dove vado a salvare la mia stringa di connessione. Set value è qua dentro, è nascosto, quindi posso andare. Set value non è altro che appunto la connection string del mio SQL database che ho migrato poco fa con voi. Quindi ho tutte le informazioni salvate qua dentro. Quindi il mio codice dovrà andare a aggiungere un Azure Key Vault, andando ovviamente a prendersi delle configurazioni, in questo caso sull'app settings, sbagliate sull'API, scusate. Quindi andrò qua sopra con queste informazioni, ovviamente per dev ce li tengo, poi in produzione prenderà direttamente quello che metterà un DevOps per andare a salvare le chiavi giuste oppure quelle che sono direttamente sulla, diciamo, la configurazione di web config gestita a livello più globale. Sulla parte di startup, ovviamente vado ad aggiungere il DB context, rilevando la connection string, e l'applicazione va a funzionare correttamente. Se io vado a cioè io ovviamente ho pubblicato la mia API, la vado a lanciare, a farvela vedere, la mia API non è altro che diciamo, il mio entry point applicativo, che va a espormi la parte di interrogazione verso quello che è la mia parte di dati, quindi il mio elenco di dipendenti. Se faccio un tryout e lo eseguo, vado a vedere se tutto funziona, quindi la query, quindi il giro ha funzionato, l'API tramite Key Vault è andata a prendere un connection string, si è autenticato, è andata sul database, ha preso le informazioni della tabella dependence. Ovviamente anche se vado su People, sono esiste People, ho l'elenco di persone, quindi le mie API, è la logica applicativa, la business logic che mi serve per dare al front-end per distribuire la mia applicazione. La mia function, la mia parte web è questa, quindi la parte web è completamente riscritta. Il mio utente sarà un demo user con password e accederò al mio applicativo. Allora, se io vado a farvi vedere questo, la parte di network, cliccando qua sopra vedrò che ora è vuota. Perché? Perché lui sta facendo una chiamata all'API. L'API hanno risposto e qui vedrò le mie informazioni. Quindi perché ho detto l'applicazione deve essere stupida? Perché l'applicazione deve soltanto fare una chiamata per prendere le informazioni. Poi deve avere sì tutta l'interfaccia e tutta l'user experience per far usufruire al meglio le informazioni, ma lui non deve avere logica di business, tutto risiede là dietro. Quindi se io voglio soltanto poche informazioni e dirò
al mio backend che voglio soltanto poche informazioni, il backend me le tornerà e io le visualizzerò. Poi andando nel dettaglio, qui vedrò anche i dettagli della polizza e vedrò anche il collegamento alle mie polizze. Come abbiamo visto qua, il collegamento alle polizze è demandato alle function. Sarà la function vera e propria che farà il download del documento, non sarà direttamente collegato in qualche modulo storage come poteva essere prima con uno share di rete. Quindi se andiamo sulla parte delle function, vi faccio vedere quant'è banale la function che la esegue. Quindi la function non è altro che un HTTP trigger, quindi che la function viene scatenata quando viene richiamato l'URL relativo. Il path è barra policy, barra policyholder, policynumber, che sono due placeholder per appunto andare a individuare chi è l'holder e chi è il nome della polizza. In base a questo viene fatto una get document from storage, che non è altro che prendo le informazioni delle chiavi dello storage, tipo URL e Shared Access Token, quindi ho una chiave che mi permette di andare in maniera sicura sullo storage, mi compongo l'URL e vado a fare una chiamata con queste informazioni e vado a recuperarmi poi il contenuto che ho all'interno. Lo posso anche testare in locale, infatti qui ho delle environment variable, se lo vado a vedere qua sotto le proprietà le ho salvate qua dentro, quindi se io eseguo il mio debug, la mia applicazione, vedrò come grazie appunto alle chiavi una singola chiamata a un URL, che è questo in questo caso, appena l'ambiente di function parte, vado a recuperarmi tramite la mia function il mio PDF, me lo vado a in questo caso scaricare e il browser mi permetterà di visualizzarlo. Quindi se io vado qua sopra, faccio un refresh, vedete che mi è triggerata la funzione e qui scarica il mio PDF. Quindi è molto molto banale come cosa, però è molto molto d'impatto. Ok? Poi ovviamente nella demo non ho messo tutto sotto API Management per velocizzare, però fondamentalmente il risultato poi del tutto è che scusate, eccolo qua. Cliccando qua sopra è lo stesso passaggio che andrà a chiamare la function e andrà a visualizzare il mio PDF relativo alle singole polizze. Ok? Quindi ho creato la mia struttura composta da front-end, back-end tramite API, altro back-end tramite function per i documenti e ho già tirato fuori il mio portale per poter andare a vedere le mie polizze. Ok? Molto, molto carino. Ovviamente anche qui nelle function, ad esempio, ci sono degli strumenti chiave in mano, tipo Live Metric, io posso anche vedere, chiudo un attimo PowerShell, posso riprendere questo, me lo metto ridotto di qua, posso cliccare e posso andare a vedere che cliccando qui, appena ho una risposta, vedo in Live Metric che è stata fatta una chiamata verso le function. Quindi ho degli strumenti nettamente più potenti e veramente chiave in mano, perché io non ho pagato niente di più se non il costo del singolo servizio. Quindi posso completamente lavorare e debuggare e testare se tutte le cose vanno correttamente utilizzando gli strumenti che ci offre la piattaforma. Vado avanti per farvi vedere anche la parte più di impatto, secondo me. Che è la parte diciamo di search, che è quella che un po' vi ho detto prima. Quindi una volta fatto tutto questa parte qui, come vi ho detto, non posso andare a recuperare delle informazioni che ora ho chiuso il database, l'applicativo lo riapro subito, non se ne ricordo dov'è. Andiamo qua, web, eccolo qui. No, web, devo andare su web. Ce la posso fare. Eccolo qua. Quindi se vado a vedere tutte le varie informazioni, mentre avevo detto di tenermi loggato, mi vado loggato perché tutto
gestito ovviamente dalla piattaforma. Qui ci sono un sacco di informazioni, vedete c'è il policy holder, il policy number, c'è l'address, che se non l'avete visto nel database perché non c'è, quindi magari qui c'è l'address e nel database non c'è. Quindi posso recuperare queste informazioni? La risposta è sì. Quindi io posso andare a lavorare su un mio oggetto che ho già creato, chiamato ISOSearch. Vediamo se lo trovo. L'avevo già creato. Non me l'aveva creato, non me lo ricordo. Vabbè, lo rifaccio in modo diverso. Lo faccio in quest'altro modo. Vado sulla parte di storage. Sullo storage gli dico: guarda, aggiungimi direttamente un search. Ok, vediamo se trovo. Eccolo qua, Adetur Search. Ah sì, c'era, non lo vedevo semplicemente. Quindi vado sul mio con il servizio di Azure Search che avevo già creato. Clicco su Connect Your Data. Qui vado a dirgli, al momento sto facendo un po' di validazioni. Quindi appunto la sorgente in questo caso è il Blob Storage. Il data source name lo chiamo Policy Docs. Estraggo sia il contenuto che i metadati, il parsing lo lascio default in questo caso, la connection string è quella, il container name lo chiamo policies, vai, policies. Ok, fatto questo, gli dico aggiungimi la skill cognitiva, quindi servizi di intelligenza artificiale che andranno a essere interrogati per ogni documento che viene utilizzato e viene trovato all'interno del nostro storage blob. Anche qui io ho creato un servizio a pagamento perché il free, diciamo, è bloccato sul numero di chiamate al secondo, siccome la search per ogni elemento che trova fa una chiamata verso i servizi cognitivi, è opportuno avere un servizio che non sia, diciamo, chiuso da limiti legati al piano. Quindi fatto questo, lo vado a selezionare, poi gli dico di aggiungere il cosiddetto enrichment, di arricchire le informazioni che sono all'interno. Questa qui la rinomino, la chiamo policy docs skillset. Qui gli dico di estrarre tutto, estraimi i nomi delle persone, il nome dell'organizzazione, i luoghi, le key phrase, quindi le parole chiave. Le lingue, traducimi anche il testo, quindi se io trovo del testo, traducimelo in qualche lingua, potrei aggiungerne anche altri, ovviamente, proprio diciamo per questo esercizio va più che bene. Fatto questo, chiamo di nome sempre l'indice perché questo ce l'ho già, policy meno docs index. Ok. Qui mi dice, ok, di queste informazioni cosa ci devo fare? Tutte queste informazioni devono essere possibili recuperarle e deve essere possibile ricercarle all'interno. Poi ovviamente ci sono altri oggetti, ma potremmo fare una sessione a parte sulla parte search, posso dirgli se li posso filtrare, li posso ordinare, posso fare il cosiddetto faceable, ovvero posso avere un counter di quante volte quella parola è contenuta nel risultato di una ricerca. O quando andate, ne so, su un e-commerce, cercate non so, un PC e vedete sulla sinistra del menu che il PC della marca tal dei tali è presente 10 volte. Okay? Facebook ti dà il numero di ricorrenze di quell'elemento all'interno della ricerca. Fatto questo, mi creo l'indice, creo l'indexer, siamo sempre con molta fantasia, docs indexer, e questo qui. Questa analisi di ricerca e arricchimento è possibile farla schedulata perché ovviamente io vado a generare PDF in applicazione reale costantemente, quindi schedulando l'applicazione va a lavorare. In questo caso vado su once perché mi basta una volta sola. Allora, andiamo a vedere, forse probabilmente è perché avevo
l'avevo limitato per pagina, quindi eccolo qua, questi servizi cognitivi mi sta. Search services, eccolo qua, ce l'ho fatta. Vantaggio, quindi se io vado qua sopra, vado sull'indexer, vedo che c'è l'indicizzazione in progress. Ok. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che quando è terminata, se io vado sulla parte di, se la ritrovo, sulla parte di Search Explorer e vado a fare una ricerca, ora già, qualcuno l'ha già importato dentro. Andrò a vedere tutte le informazioni che ho estrapolato. Quindi di questo documento, che non mi ricordo qua, ora non vedo qual è, vedete quante informazioni ho estrapolato? Quindi questo è il documento, Avesedo, è questo qui. Se lo vado a ricercare magari anche da qualche parte, comunque per avere un confronto, da questo PDF lui ha estratto che ci sono due persone, Olivia Avesedo e Ray. C'è un'organization, questo magari non è venuto benissimo, c'è una location North Island, ci sono alcune parole chiave, e queste sono le parole chiave. Il linguaggio l'ha riconosciuto essere in inglese, l'ha tradotto in inglese, vabbè, io potevo metterlo anche in italiano magari per avere un qualcosa di più particolare, e ci sono tutte altre informazioni che vanno a arricchire il dato che io ho trovato. Come vedete, è un servizio completamente magico da un certo punto di vista, perché io gli ho dato in pasto delle informazioni e dei documenti che precedentemente è testo, e ci ho estratto una banca dati fondamentalmente che io posso interrogare, perché potrei dire anche cercami tutte le informazioni che hanno, tutti i dati che hanno come parola chiave lunedì. Filtrando qua sopra, io non mi ricordo la sintassi con esattezza, mi dà soltanto i PDF a loro informazioni. E la velocità è estremamente performante. Ok? Quindi, tornando un po' e diciamo, lasciandovi all'ultima slide, fondamentalmente, ritornando allo schema, vedete che l'opera di modernizzazione si prevede anche di splittare quello che magari era prima l'applicativo in più funzionalità. Per esempio, il fatto di recuperare le informazioni e i documenti è stato creato una function per farvi capire che io potrei anche spezzare delle microattività che sono parte dell'applicativo, ma che mi possono servire anche da altre parti. Perché farla all'interno dell'applicazione vera e propria, quando magari direttamente la function me la può chiamare e quindi evitare di fare un passaggio ulteriore tirando su un backend un po' più peso, vado direttamente sulla singola funzionalità. Poi, se devo modificare la funzionalità, il resto continua a funzionare, io modifico soltanto questo, l'utente poi si accorgerà della modifica una volta effettuato. Poi, ovviamente, il tempo era tiranno, ci sarebbe da parlare altre giornate di tipo modernization, soprattutto dei singoli elementi. Io intanto vi ringrazio per essere rimasti fino a quest'ora. Qui ci sono i miei contatti. Se avete qualche domanda, andate liberi, rispondo volentieri. Non fate i timidi. Niente, li hai schiantati tutti. Immagino, ho una gola secca che non ti immagini. Ottimo, Andrea. Puoi anche sbloccare il Puoi anche microfono? sbloccare il microfono, vai. Verissimo. Ah, ok. Ottimo, io ho tutte e due di là che dormo, forse anche la moglie. Qual è la sfida più grande del passaggio al cloud nella tua esperienza?
La sfida più grande, oddio, ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante. Possono spaziare da quelle che abbiamo visto, cioè, diciamo, limiti tecnologici per fortuna non ce ne sono. I limiti più grandi sono quelli dettati dal business, da quanto si è arenato il business su certe dinamiche. Però fondamentalmente, e per fortuna è possibile pian piano sbloccarle. Ad esempio, un'esperienza recente su un'azienda che ha delle applicazioni scritte con. Mi viene il nome, forse l'ho rimosso diciamo per lo spavento che ho avuto. Tutte applicazioni scritte in. Non è più recente, insomma, abbastanza recente. Scritte in Access, quindi aveva una serie di Access. Dove gestiva tutto un flusso produttivo di produzione di diciamo, strumenti, compressori, mi sembra, qualcosa del genere. Quindi gestiva dagli ordini alle linee produttive, alle verifiche e quant'altro, tutto tramite Access. C'erano Access gestiti su uno share di rete di non mi ricordo quanti mega. E aveva problemi ovviamente di concorrenza, di quant'altro, però era difficile smontarlo perché comunque toccando quello toccavi tutti gli ambienti. Quindi pian piano ci siamo messi sotto, abbiamo accordato tutti i suoni dei vari, diciamo, delle varie persone che facevano parte della filiera e pian piano abbiamo riscritto pezzo per pezzo le varie parti. Perché ovviamente non vado a riscrivere tutto in locale dall'alto su ambienti complessi, ma magari vado a scrivere piccole parti che vanno a parallelizzarsi con le SIS, magari creando, ne so, altre applicative vanno a sincronizzare l'informazione delle SIS, cioè l'applicazione in essere più l'applicazione futura. Quindi trovo l'escamotage per poter andare avanti. Ovviamente tutto a discapito dei tempi, però la sfida più grande è quella appunto di. Cercare di accodare tutti i suoni e trovare la strategia per andare a migrare verso il cloud, quindi fare un ottimo assessment e un'ottima pianificazione sulla pari parte. Grazie a te, Andrea. Vedo un sacco di servizi, le mie esperienze io, è vero, ce ne sono tantissime, ci perdiamo anche noi che li usiamo tutti i giorni, perché comunque ne nascono di nuovi. Quelli che ci sono, come avete visto durante la presentazione, voglio farvi vedere la parte sul database e mi è sparito il menu, magari è cambiato e se non ci lavori tutti i giorni sullo stesso è complesso. Però nel senso, per fortuna ora la parte di documentazione docs è molto, molto importante, però se hai bisogno anche di un approfondimento, Dennis, scrivimi sulla mail che vedi. Nessun problema, ti rispondo volentieri. Però secondo me partire da Docs, che se mi ricordo l'URL, Microsoft Azure direttamente. Vediamo se è questo. No, no, dov'è? Eccolo qua. Docs.microsoft.com. Qui è molto carino perché è diviso un po' per ambiti, quindi la parte di blockchain, la parte di compute, la parte di container, quindi già ti va a limitare e andare un po' a sottigliare la ricerca. Quindi voglio creare un'applicazione web, quindi posso andare su container, posso andare su web. E vedo tutti i servizi che mi possono fare al caso. Poi ovviamente sono una parte, perché comunque essendo un'infrastruttura cloud, essendo dover fare anche lavorare con la parte networking, io posso avere un app service, ma dover creare comunque una VNet, che la vedo sulla parte networking, per poter chiudere all'esterno alcuni accessi. Quindi è un punto di partenza e pian piano, secondo me, potrebbe essere utile per andare a cercare un po' direttamente i servizi.